Entonces es por aquí que encuentran Alan atado de las manos, semidesnudo, golpeado. El 26 de diciembre de 2011, los policías municipales, que luego lo llevarán al Ministerio Público aquí de Chilpancingo. Esta es la colonia 20 de noviembre y por aquí, alrededor de este lugar, es donde se supone que estaba la casa de seguridad, donde estaba Alan. O sea que se venían amarrados de pies y manos. No podían haber caminado tanto. No. No mames, severo. Cazzo ci fa la polizia qua in pieno giorno? Se la casa di sicurezza sicuramente stanno sorvegliando. Cazzo, non riesco a vedere bene. Ci avviciniamo? No, no, andiamoci a fanculo. Andiamo via da qua. Io mi chiamo Federico Mastrogiovanni e sono un giornalista, anzi faccio il giornalista. Sono partito dall'Italia nel maggio del 2009 e mi sono trasferito in Messico per fare il giornalista perché in Italia non riuscivo ad avere modo di fare quello che mi piaceva e quello che pensavo di saper fare. E sono arrivato in Messico senza molti contatti e senza niente, come tante volte gli immigranti capita, e ho cominciato a lavorare da subito. In Italia non mi era quasi possibile, invece appena arrivato, dopo un mese, sono riuscito a iniziare a fare quello che pensavo mi piacesse. Il giornalista in effetti mi piace. E la scelta del Messico è stata una scelta d'amore per un paese che conoscevo, dove ero stato per parecchio tempo, sempre a causa di una donna, come spesso succede. Quindi era l'unico posto dove avessi qualcuno, diciamo, conosciuto, anche se non dell'ambiente, che mi potesse aiutare, però insomma qualche persona di fiducia. E ho trovato un paese che non era quello che io conoscevo fino a qualche anno prima, un paese già abbondantemente sulla strada di una tragedia umanitaria che è quella che sta vivendo. Ormai è impossibile parlare del Messico senza fare riferimento alla violenza che c'è, perché anche se non lavori come me nel campo della comunicazione, dell'informazione, ormai arriva a tutti questa puzza di morte che si vive. Ed è... non mi piace tanto parlare dei temi che tratto, ma più che altro adesso vorrei raccontare il modo in cui si sente il Messico, il modo in cui ti arriva nella testa e rimane lì a sedimentare questa angoscia che piano piano ha occupato le vite di tanti messicani, di tutti quelli che vivono lì. È molto difficile fare finta che non ci sia, fare finta che non ci sia questo orrore. Mi ricordo che mia nonna mi raccontava,
nonna, che ha vissuto due guerre mondiali, e mi raccontava che un paesino in provincia di Venezia, durante la seconda guerra mondiale, alla fine della guerra, i tedeschi avevano decapitato alcuni ragazzi che erano stati trovati a far parte della resistenza. E me lo raccontava perché dopo appunto più di 40 anni le era rimasto impresso questa scena di questi ragazzi, appunto giovanissimi come tanti dei partigiani, erano stati decapitati dai nazisti perché dovevano far vedere cosa succedeva a opporsi ai nazisti in Italia. E per mia nonna, che aveva vissuto varie volte, in varie epoche, momenti di orrore, era comunque una scena raccapricciante che l'ha accompagnata quasi fino alla morte. E oggi in Messico è pieno di decapitati, è una scena che appunto dovrebbe creare raccapriccio, generare raccapriccio, è all'ordine del giorno ormai da anni. Si parla di decapitati come se fosse, non lo so, un tema qualunque, e io credo che sia questo quello che più ti colpisce di questo paese oggi, questa accettazione dell'orrore, come se questa normalizzazione dell'orrore. E quindi penso che la presenza in Messico, la mia presenza, come la presenza di tanti altri amici e colleghi che non vogliono arrendersi, si spiega con questo, con questa necessità di dare il tuo contributo partigiano, direi, alla resistenza contro l'orrore, che in Messico ha un volto e in Italia appunto durante la seconda guerra mondiale ne aveva un altro, ma in realtà è sempre lo stesso volto, sempre lo stesso volto di qualcuno che opprime, che schiaccia, che violenta, e il volto di chi resiste forse è anche sempre lo stesso volto. Per cui credo che questo sia il motivo per cui sono rimasto, non per cui sono andato. Per poter fare la mia parte di resistenza, internazionalista forse. E ormai il Messico non è più il tema di cui parlo, è qualcosa di cui mi sento parte. E quindi quando vengo qua racconto quello che so, perché poi l'unica cosa che so fare realmente è raccontare storie, per cui farne una professione è anche una scelta un po' obbligata, non so fare altro. E quindi Gianni Minà, il mio vecchio maestro di tanti anni fa, diceva sempre una frase che io credo che sia la linea guida della mia vita professionale. Diceva: fare il giornalista è un mestiere difficile, a volte è pericoloso, è complicato, è stressante, però è sempre meglio che lavorare. E quindi io credo che questa sia la linea che ho seguito finora e che voglio continuare a seguire. Fare il giornalista perché è meglio che lavorare. Yo teniendo la ropa ahí arriba cuando digo tres descargas, no, esto no son cohetes, y mi corazón me comenzó a presentir, dijo, mira, desde que se bajaron encapuchados, pues no sabe el infierno que estoy viviendo de no saber nada de él. ¿Por qué se lo llevaron a él? Él no es una persona mala. Sí.
Desgraciadamente, en México, el 99% de las desapariciones forzadas terminan siendo olvidadas. No hay justicia. En el caso de una madre, por ejemplo, que ve a su hijo tirado porque fue ejecutado, bueno, tiene elementos con el paso del tiempo para poder aligerar ese dolor. Y si hay justicia, mejor, que no la va a haber porque en este país nunca hay justicia. Negativa. Se burlaron ahorita prácticamente de nosotros. El diputado Heriberto Cano se burló y se salió riéndose. No fue una persecución solo en contra de los movimientos armados. Fue algo en contra de la población. Atoyac es víctima, ¿verdad?, de esa política del Estado mexicano, en contra de personas que no tenían nada que ver, porque en su gran mayoría los desaparecidos no tenían nada que ver con los movimientos armados. Claro, nosotros estamos como muy, muy, muy conscientes que aquí no únicamente personas de los niveles, digamos, bajos a nivel jerárquico, obviamente que no son los únicos que están coludidos, ¿no? Aquí son ganancias multimillonarias que van desde los últimos eslabones hasta los eslabones más altos. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, el año pasado se descubrió que, por ejemplo, el hermano del fiscal estaba protegiendo a los Zetas y era un equipo que dialogaba, donde estaba una persona que era la delegada de PGR a nivel nacional, en el mismo equipo del equipo del fiscal del estado, del mismo equipo de la Sedena, del mismo equipo que los policías municipales, y ese mismo equipo fue descubierto casi a la par. Unos logran escapar, otros más llegan otro tipo de autoridades y se llevan a todos. Entonces, sí, definitivamente que estaban eslabones muy, muy, muy de contacto con la comunidad, de contacto con la población, como los policías, pero también sus jefes, gente de alto nivel, también estaba completamente coludida. El hecho que se haya disminuido las penas es para que quienes son responsables se puedan salir, ¿sí?, en un proceso de juicio, que porque cooperó, que porque ayudó, que porque denunció. Entonces, ¿quiénes son los que realmente se van a ir? Se van a ir al bote, los que no estén de acuerdo con los grupos de poder en ese momento dado. En desaparición forzada, el 99.9 está muerto. Está muerto. A pesar que ya lo vi. Siendo que ando por ahí en un viaje largo. ¿Cómo encontraron el cuerpo de Alan cuando lo desenterraron? Lo encuentran a 50 centímetros bajo tierra. Lo encuentran sin playera, con una bermuda y los pies rotos, ¿no? Se trata de Alan, es lamentable, y obviamente nos duele haberlo encontrado en esas condiciones. Sin embargo, creo que es importante que lo encontramos. No nos quedamos satisfechos con las versiones que nos iban dando, con los oficios de colaboración que manda una procuraduría a la otra, con la obligación que tenía la policía de investigar. Concluimos la investigación, esa primera etapa de localizar a Alan, vivo o muerto. Pero viene la etapa más importante, la exigencia de la justicia. Pues yo me siento tranquila porque ya sé que está aquí mi Joaquín, que sea así. Ya está conmigo. Que finalmente eso es lo que yo pedí. Yo no quiero nada con esas personas, ni las conozco, ni sé ni quiénes sé. Yo más quiero que me entreguen a mí. El mio libro, uscito da poco in Italia, per De Rivi a Prodi, Ni Vivos Ni Muertos, è un lavoro sul tema della sparizione forzata in Messico come strategia di terrore per controllare territori. Il lavoro è nato da un'inchiesta in forma di documentario realizzata a partire dal 2011 insieme al mio collega messicano Luis Ramirez Guzmán, che fa la parte audiovisuale, lui è regista di documentari, ed è nato perché stavamo lavorando insieme sul tema della migrazione di centroamericani in transito per il Messico, e ci siamo imbattuti nel fenomeno delle sparizioni di persone, che colpiscono moltissimi migranti, ma colpiscono anche
la popolazione messicana, e noi non sapevamo nulla di questo tema. Abbiamo dovuto durante la lavorazione imparare a capire di che cosa si trattava, perché non avevamo idea di che cosa fosse. Le sparizioni di persone in Messico negli ultimi anni sono diventate una delle piaghe più gravi e dei motivi di terrore più importanti. Si possono calcolare almeno 30.000 desaparecidos a partire dall'inizio del 2007 a oggi, ma probabilmente sono molti di più. E molte di queste sparizioni sono sparizioni forzate. Una sparizione forzata è quel tipo di sparizione nella quale c'è un intervento per azione o per omissione da parte di qualsiasi organo dello Stato, quindi molto spesso delle polizie, dei vari livelli di polizia, dell'esercito, ma anche di qualsiasi funzionario pubblico fino ad arrivare ai massimi livelli di governo. E la sparizione forzata non è soltanto per azione ma anche per omissione, quindi quando siamo di fronte all'acquiescenza di funzionari pubblici relativa a delle sparizioni operate da qualsiasi privato cittadino o gruppo criminale, anche in quel caso si tratta di sparizioni forzate e anche in quel caso si tratta di un delitto di lesa umanità e quindi uno dei delitti più gravi a livello internazionale. Questo è quello che sta succedendo in Messico in questi ultimi anni. Sparizioni forzate che nel libro Ni Vivos Ni Muertos io ho cercato di mettere insieme alla presenza di risorse naturali, di relazionarlo con la presenza di risorse naturali, perché altrimenti non si capiva il motivo per il quale sparisse così tanta gente. E invece leggendo questo fenomeno in questo modo, appunto relazionandolo con la presenza di grandi risorse ambientali, è possibile capirne il senso. Noi sappiamo che la sparizione di persone è un delitto che ha delle caratteristiche specifiche, che genera terrore, contrariamente ad altri tipi di delitti o di più, con maggior incidenza. Quando una persona sparisce, viene fatta sparire, la reazione immediata delle famiglie nella gran parte dei casi è la paralisi, perché non sapere se la persona sparita è viva o morta, quell'incertezza costante appunto sulla vita o sulla morte della persona sparita, paralizza le famiglie. Se io non so cosa è successo a un mio familiare, a un mio caro, non so se è vivo o morto, ho paura di fare qualsiasi cosa, perché magari se vado a fare una denuncia può succedergli qualcosa di brutto, può essere torturato, può essere ucciso, e quindi tendenzialmente mi paralizzo, ed è quello che è successo sempre nei casi in cui si è data la sparizione e la sparizione forzata, sia in Argentina o in Cile durante le dittature militari, ma sia in Germania, nella Germania nazista, con il piano Notte e Nebbia che appunto hanno messo in atto i nazisti a partire dal 1941. I nazisti spiegano perché funziona così bene la sparizione forzata, perché appunto genera terrore, questa incertezza, paralizza i movimenti sociali. Nel caso della Germania nazista, i leader delle opposizioni, della resistenza all'occupazione nazista negli altri paesi, e poi non genera martiri. Se io non so se una persona è viva o morta, non può diventare un martire. E queste sono le ragioni per le quali funziona questa strategia. In Messico, nel Messico di oggi, noi vediamo che aumentano le sparizioni forzate a un livello impressionante, a una velocità impressionante, e aumentano soprattutto in zone ricchissime di risorse ambientali come il petrolio, come il gas shale, il gas di scisto, come l'oro, l'argento, il ferro, l'acqua, risorse ambientali di cui il Messico è particolarmente ricco. Proprio nelle zone dove ci sono più risorse e dove c'è la necessità di controllare quei territori per poi sfruttare queste risorse con megaprogetti, proprio lì
aumentano le sparizioni a partire dall'inizio del 2007. Quindi le zone si spopolano o vivono nel terrore le persone che rimangono, e quindi è molto più facile controllare quel territorio che poi viene militarizzato e poi viene sfruttato dalle multinazionali che entrano a operare. E la necessità di annichilire la popolazione attraverso il terrore proviene dal fatto che le pratiche di estrazione sono pratiche estremamente inquinanti, estremamente devastanti del territorio. Per estrarre il gas di scisto c'è bisogno del fracking, la frattura idraulica che genera una serie di problemi al territorio, di inquinamento, l'uso di acqua, e quindi è molto possibile che le popolazioni che vivono in queste zone decidano di organizzarsi e di opporsi a questi megaprogetti. Per non avere questo tipo di problemi, la cosa più facile è seminare il terrore in territori che perdono il loro valore anche commerciale, vengono abbandonati e quindi le aziende possono veramente fare quello che vogliono. Questa è l'interpretazione che io do al fenomeno della sparizione forzata in Messico, che si unisce anche a interpretazioni più note, come appunto la presenza del traffico di droga, che è l'unico tema di cui si parla relativamente al Messico, ma io credo che non sia nemmeno la ragione più importante di tutta questa violenza. Credo piuttosto che sia una cortina di fumo a cui possono fare appello più o meno tutti. E quindi il lavoro si è sviluppato nell'arco di 3 anni, facendo interviste a familiari di vittime, a accademici, esperti, giornalisti, alcuni funzionari pubblici, difensori dei diritti umani, che mi hanno raccontato le loro storie e mi hanno fatto arrivare a questa interpretazione che credo sia sensata. A ver, o sea, es muy simple. Es como si nosotros en este momento, aquí caminando, nos llegan unos policías. Si ellos nos quieren arrestar para desaparecernos, lo pueden hacer delante de la gente. La gente va a pensar que están haciendo un arresto legítimo. Si nosotros ponemos resistencia, entonces ya tienen una justificación para hacerlo. Así que es mucho más legítimo el arresto. Si no, de cualquier forma nos llevan. Pero el punto es que aquí en Nuevo León no existe ninguna ley que los castiga con el agravante de ser policías. Entonces, prácticamente son los secuestradores perfectos. Policía Preventiva, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Con la secretaria del secretario particular, por favor. Bueno. Colgó. Buenas tardes, con la secretaria del secretario particular, por favor. ¿Cómo se llama la secretaria? No, pues no sé, señor. Si supiera, no le estaría diciendo cómo se llama. ¿Con quién hablo, perdón? ¿No habla una oficina pública, que es la Secretaría de Seguridad Pública del Chilpancingo? Bueno. Bueno. Muy bien, por favor. E da quando ho iniziato a fare il lavoro sulle sparizioni forzate è cambiata un po' la mia vita. Ho vissuto un periodo, soprattutto alla metà del lavoro, il primo anno e mezzo, dopo il primo anno e mezzo, in cui con Luis appunto eravamo solo io e lui a lavorare poi sul campo, e entrambi abbiamo vissuto dei momenti anche un po' sgradevoli di crisi di panico, di depressione, anche per i temi che trattavamo. Stare sempre a contatto con queste storie per noi era, e continuare a vivere lì, perché poi molte volte un inviato speciale va da qualche parte, intervista persone, raccoglie storie drammatiche e poi torna a casa sua, e invece casa nostra è lì. E quindi è stato
abbastanza duro da quel punto di vista, proprio emotivo, psicologico, però anche abbiamo dovuto imparare a prendere delle precauzioni, perché il Messico è un paese appunto dove i giornalisti li ammazzano, e quindi abbiamo imparato a muoverci attraverso alcuni accorgimenti che non ti evitano totalmente il rischio, però lo riducono. Uno di questi è avere un protocollo di sicurezza con i colleghi, con altre persone di fiducia, che nei momenti in cui si lavora in certe zone si mettono a fare un monitoraggio costante, quindi una rete di contatti di persone che sanno tutto di quello che stiamo facendo, dove stiamo, con chi stiamo, di cosa ci dobbiamo occupare, i nostri spostamenti, e vengono informate ogni poche ore, a volte addirittura ogni ora. Questo non elimina il rischio di essere appunto aggrediti, minacciati, uccisi o sequestrati, però riduce il danno. In tempo reale si può sapere quasi esattamente cosa sta succedendo, e questo insomma è abbastanza importante. Un altro modo che abbiamo di proteggerci è quello di lavorare insieme a organizzazioni di base, organizzazioni di difesa dei diritti umani, di familiari di vittime, tutti quelli che possono essere degli alleati, a volte dei vescovi che sono difensori dei diritti umani, quindi religiosi, dei religiosi, a volte ex guerriglieri ci hanno aiutato in certe zone del paese per aiutarci a muoverci in zone in cui l'esercito e i gruppi del crimine organizzato lavorano insieme e reprimono la popolazione e reprimono il lavoro giornalistico. Quindi abbiamo una rete di associazioni, di organizzazioni di vario tipo che segue più o meno costantemente il nostro lavoro, e che anche in quel caso non garantisce una sicurezza totale, non impedisce mai che qualcosa, o quasi mai che qualcosa di brutto accada, ma rappresenta una rete proprio di protezione se per caso qualcosa va storto. E quindi questo è anche un importante modo per proteggerci, perché poi appunto essendo freelance entrambi non abbiamo molte volte la protezione di giornali che ci aiutano. A volte è successo che l'abbiamo avuta, però non è così frequente. E poi dopo che è uscito il libro in Messico, che è stato pubblicato con una casa editrice piuttosto grande, l'altra cosa che aiuta è ovviamente la visibilità, perché in assenza di altre forme di protezione, la visibilità rende un po' più difficile che qualcuno ti faccia qualcosa. Per cui concordare con la casa editrice le interviste, gli intervistatori, i giornali su cui escono o le televisioni su cui escono le interviste, è stato un momento importante, perché era proprio la costruzione di una strategia di difesa oltre che di promozione. Le prime interviste le ho fatte con giornalisti molto noti, molto conosciuti, e molto conosciuti per la loro forza nella difesa della libertà di stampa, della difesa dei diritti umani, e quasi intoccabili, anche se nessuno è intoccabile in Messico, proprio per far vedere che ho le spalle coperte. È tutto molto precario, però messe insieme queste cose io credo che riducano un poco il rischio e consentano anche di vivere in maniera più serena, perché poi un altro grande problema è la paranoia che uno si fa. Magari il rischio non è reale o non è così grave come te lo immagini, però quello che c'è nella tua mente ti lacera, non ti lascia vivere serenamente. E quindi uno deve anche riuscire a diminuire questa parte, sentirsi più tranquillo, sentirsi più sicuro, senza purtroppo abbassare mai del tutto la guardia, perché non ce lo possiamo permettere.
Negli ultimi anni, diciamo a partire dal 2013, se ne è cominciato a sentir parlare di più. Sono sorti in Messico vari gruppi di autodifesa ispiratisi a movimenti di polizia comunitaria che già invece esistevano in alcune zone del Messico, prevalentemente negli stati del sud, del Guerrero, di Oaxaca, del Chiapas, già da parecchi anni, che a loro volta si ispiravano al movimento zapatista. E invece negli ultimi due anni e mezzo, si sono sviluppati anche in altri stati, prima di tutto nello stato del Michoacán, ma anche Veracruz, Stato del Messico, Jalisco, questi gruppi formati da gente comune che a un certo punto, dopo anni di violenze, dopo anni di abusi subiti da gruppi criminali e polizie e forze dell'ordine, o gruppi criminali e forze dell'ordine insieme, hanno deciso di organizzarsi autonomamente, prendere le armi e difendersi da soli. E per molti gruppi è stata una scelta difficile ma obbligata. Io ho lavorato nel corso di gran parte del 2013 e parte del 2014 in varie zone nelle quali si sono formati questi gruppi di autodifesa, ed era molto chiaro che alcuni di coloro che sono entrati a far parte dell'autodifesa non avevano nessuna intenzione di farlo, soltanto che non hanno avuto scelta. Si sono ritrovati a non sapere veramente da chi andare a chiedere protezione, in situazioni di una violenza estrema e nelle quali l'unica opzione è stata prendere un fucile o prendere un macete e usarlo per difendersi, in un territorio in cui lo Stato non è che non esista, esiste, ma è colluso totalmente, è socio dei criminali e quindi è come se non esistesse. E uno dei temi interessanti è che questi gruppi non hanno generalmente una linea politica ideologica ben definita, diciamo che sono gruppi formati da persone molto diverse, che hanno anche interessi diversi. Alcuni sono dei piccoli proprietari terrieri che vogliono difendere le loro terre, le loro diciamo produzioni dagli abusi della polizia o dei gruppi criminali, altri sono contadini, altri sono gruppi indigeni, altri sono persone che appartenevano ad alcuni gruppi criminali e usano le autodifesa per attaccare i loro rivali, i loro avversari, e poi ci sono anche appunto persone che hanno una linea ideologico-politica più chiara e che quindi cercano di spostare l'asse dell'autodifesa nella direzione politica che perseguono. Però somigliano molto di più ai movimenti di barrio, quelli di Los Angeles degli anni 90 o le banlieue parigine, in cui c'è dentro di tutto, ma soprattutto c'è moltissima rabbia, moltissima frustrazione, moltissima disperazione. E quindi non è così facile, innamorarsi di questi movimenti, perché non sono belli. Sono brutti, sporchi e cattivi, però sono pueblo, sono popolo, e quindi secondo me bisogna capire cosa sta succedendo, di che si tratta e cos'è che spinge tante persone a fare qualcosa che fondamentalmente non vorrebbero fare. Per cui non hanno avuto un sostegno, diciamo, in Messico e anche al di fuori
così forte come altri movimenti invece insorgenti, rivoluzionari o guerriglieri molto più puri o più chiaramente identificabili con un'area di sinistra radicale. Perché so brutti, perché non hanno lo stesso richiamo e fascino e perché non sono puri. Però in realtà rappresentano un tema e una pratica secondo me molto interessante che va capita, va analizzata, non va sposata eventualmente, però a cui bisogna prestare attenzione perché potrebbe rappresentare con l'andare del tempo un'opportunità anche per quella sinistra che magari non ha da un inizio diciamo preso le parti dell'autodefensa, nel momento in cui appunto i settori più politici di questi gruppi riescano, nell'eventualità in cui riescano, a dare una linea, a segnare un cammino. E quindi secondo me insomma sono movimenti che dovrebbero essere tenuti in grande considerazione. We'll be right back.